Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ci chiedi il coraggio di condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo con chi è nel bisogno. Insegnaci a riconoscere che anche noi abbiamo bisogno degli altri, della loro amicizia, dei loro consigli, della loro vicinanza. Amen. Dal Vangelo di Matteo. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Il viaggio di questa sera è relativamente breve, solo 10 chilometri, e sono sempre i nostri magi a compierlo. È il viaggio che fanno da Gerusalemme, il luogo in cui incontrano Erode, a Betlemme, il luogo in cui è nato Gesù. Ed è proprio Erode ad inviarli e a dare loro una missione: informarsi sul luogo esatto della nascita di questo fantomatico nuovo re. La motivazione però è alquanto discutibile, perché anche io venga ad adorarlo. Sappiamo tutti benissimo che non è così, che Erode ha in testa solo piani di morte. Noi leggiamo questi testi tante volte con estrema velocità e superficialità, ma se sentissimo una notizia del genere al telegiornale, «Re tenta di uccidere neonato», ci scandalizzeremmo, grideremmo all'ingiustizia, pretenderemmo che il re desse le dimissioni. È grave ciò che pensa Erode, ed è ancora più grave perché con l'inganno si serve di gente innocente come i magi per realizzare il suo omicidio. Si serve di gente che ha nel cuore solo il desiderio di fare del bene. Quante volte questa storia si ripete anche oggi? Persone che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri e che vengono strumentalizzate a loro insaputa, da chi sul loro impegno gratuito invece ci vuol guadagnare, vuole speculare. Chi si comporta così è doppiamente colpevole. Colpevole nei confronti di chi viene raggirato e colpevole nei confronti di quei poveri, di quei bisognosi che a causa della slealtà di questi pochi vengono trattati come merce di scambio e non come esseri umani. Guai a tutti gli Erode del nostro tempo. Bene, giovedì siamo tornati nella famiglia Scandella con Marco, Luisa e Chiara. Tema di questa terza settimana d'Avvento è l'aver bisogno, e sappiamo che in una famiglia chi si accorge più dei bisogni è proprio la mamma. Allora proprio domandiamo a te, Luisa, cosa vuol dire accorgersi dei bisogni degli altri? Sì, in effetti la mamma deve avere quattro occhi per tutti i bisogni della propria famiglia, della famiglia allargata e alla grande famiglia che è la comunità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.